Buon pomeriggio, benvenuti a TG2000 Flash. Nel 60° anniversario delle elezioni di Giovanni Battista Montini, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto in Vaticano da Papa Francesco il premio internazionale Paolo VI, maestro e testimone coerente, garbato, di servizio e responsabilità. Così il pontefice ha definito il capo dello Stato, il quale ha chiesto di devolvere la somma ricevuta con il premio alle case colpite dall'alluvione della comunità Giovanni XXIII in Romagna. Favorire un dialogo tra Kiev e Mosca che porti alla pace, io ci credo e prego. È così che il presidente della CEI, l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, ha commentato la delicata missione affidatagli da Papa Francesco. Nel corso dell'inaugurazione delle nuove aule del Tribunale per i minorelli di Bologna, il cardinale Zuppi ha ricordato anche come quello che Papa Francesco ha chiesto a me e tutti quanti sia un'aspirazione che di fronte agli orrori della guerra si tutelino soprattutto i più piccoli. Stanno per chiudere alle 15 i seggi relativi alla seconda giornata delle votazioni per i ballottaggi in 41 comuni e per il primo turno delle comunali in Sicilia e Sardegna. Affluenza in calo. Alle 23 aveva votato il 37,51% contro il 45,43% del primo turno. Si vota uno dei due candidati in 7 capoluoghi, Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. Primo turno in 128 comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno. Uno studente ha ferito una professoressa e ha minacciato i compagni con una pistola giocattolo. È accaduto ad Abbiategrasso presso l'istituto Emilio Alessandrini. Un ragazzino di 16 anni ha aggredito con un coltello la sua insegnante e poi ha minacciato con una pistola giocattolo i suoi compagni di classe ed è stato poi fermato dai carabinieri. La docente è ricoverata in codice giallo all'ospedale di Legnano. Una barca si è ribaltata ieri sera sul Lago Maggiore, davanti alle coste di Lisanza, in provincia di Varese, a causa del maltempo. Molti sono riusciti a raggiungere la riva a nuoto, altri sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Il bilancio definitivo è di 4 morti, 2 italiani, un turista israeliano e una donna russa. Altre 20 persone sono state tratte in salvo. La Procura di Brescia, che indaga sulla gestione della prima ondata di Covid nella Bergamasca, ha chiesto al Tribunale dei Ministri di archiviare l'indagine nei confronti dell'ex Premier Giuseppe Conte e dell'ex Ministro della Sanità Roberto Speranza. Per quelle decisioni Conte e Speranza sono tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Bergamo per mancata istituzione della zona rossa per isolare i comuni di Nembro e Alzano Lombardo. Le elezioni in Turchia, Erdogan vince ma non trionfa sullo sfidante Kılıçdaroğlu e governerà per altri 5 anni. Grande festa a Istanbul ed Ankara. Nei suoi primi commenti dalla chiusura delle urne, parlando ai suoi sostenitori su un autobus della campagna elettorale fuori dalla sua casa a Istanbul, il leader ha dichiarato: l'unico vincitore di oggi è la Turchia. È morta a 93 anni Isa Barzizza, attrice e interprete della rivista, del cinema e della televisione, fin dalle prime trasmissioni sperimentali, celebre spalla di Totò e figlia del musicista Pippo Barzizza. A comunicare il decesso il parroco di Palau, dove la Barzizza viveva da anni. Il funerale sarà celebrato martedì pomeriggio nella chiesa del Redentore del paese. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18.30. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.